Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo alcune reazioni dei politici italiani sulla crisi di governo che si è ufficialmente aperta ieri con Matteo Renzi, che ha ritirato la delegazione di ministri dal governo. L'ex parlamentare Di Battista non fa che ripetere che i renziani sono politicanti della peggior specie. Dice: adesso basta con Matteo Renzi e Italia Viva. A chi ha avuto modo di sentirlo nelle ultime ore, secondo quanto apprende l'ADN Cronos, Alessandro Di Battista ha ribadito i concetti espressi in un duro post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook. Dice: d'ora in poi con i renziani non bisogna prendere più nemmeno un caffè. Dice: altro che farci nuovi governi insieme, rimarca il Dibba con i suoi interlocutori. E il Movimento 5 Stelle, avrebbe assicurato l'ex parlamentare nei colloqui di oggi, è compatto su questo. Di Battista non fa che ripetere che i renziani sono politicanti della peggior specie. Ieri tutto lo Stato Maggiore dei 5 Stelle ha scandito compatto: se Italia Viva si sfila, no a un nuovo governo con Renzi. Ma che il Movimento 5 Stelle tenga il punto è tutto da vedere. Dal momento che oggi, nella conferenza stampa in cui Matteo Renzi ha ufficializzato l'uscita dal governo, il leader di Italia Viva non ha posto pregiudiziali sul nome di Conte e ha escluso ribaltoni, lasciando di fatto aperta la porta a un Conte terzo, appoggiato dalle stesse forze politiche che compongono l'attuale maggioranza. Sentiamo anche due parole dette da Matteo Salvini. Sono purtroppo impegnati a litigare sulle poltrone e non sui progetti. Se non hanno voglia o tempo di governare, lasciano spazio a un governo di centrodestra. Quindi Matteo Salvini fa anche rimarca quello che ha detto proprio in questi giorni, un lasciare posto a un governo di centrodestra. Mentre vediamo anche Orlando, il vice del Partito Democratico, che dice: il PD non è disponibile ad andare oltre questa coalizione. Noi non siamo disponibili ad andare oltre il perimetro di questa coalizione e tutte le iniziative che assumeremo le assumeremo in rapporto. Le assumeremo in rapporto con Conte e con gli alleati che hanno sostenuto questa maggioranza. Andare oltre Conte significa andare oltre il perimetro di questa maggioranza. Crediamo che per gli italiani sia difficile spiegare perché dovremmo abbandonare Conte. È un salto nel vuoto che non avrebbe giustificazioni. Lo dice a porta il vice segretario del PD, Andrea Orlando. E a proposito di un possibile supporto dei responsabili al governo, Orlando sottolinea: non è un raccogliticcio insieme di persone che si tiene una situazione come questa. Nessuno si è messo a fare la caccia ai singoli e non sarebbe stato neanche giusto. Tutti ci eravamo spesi perché si riaprisse un dialogo, che Conte modificasse la posizione espressa ieri, quindi che con forza indicasse la strada della riapertura di un confronto e definisse i limiti della maggioranza. Adesso noi ci troviamo nella situazione che senza un governo non si può votare il decreto di ristori. È ordinaria amministrazione una manovra di quelle dimensioni, afferma. In realtà su questo ha ragione, perché un governo di ordinaria amministrazione non può fare un decreto ristori e chiedere uno scostamento di bilancio. Mentre interviene anche Franceschini, che dice: Conte sta servendo il paese con passione e dedizione. Il Consiglio dei Ministri ha ribadito che chi attacca il Presidente del Consiglio attacca l'intero governo. Lo scrive su Twitter il Ministro dei Beni Culturali e capodelegazione del PD, Dario Franceschini, facendo quadrato intorno al Premier. Prosegue dicendo: Giuseppe Conte sta servendo con passione e dedizione il proprio paese nel momento più difficile della storia repubblicana, dice Franceschini. Intanto lo stesso presidente del Consiglio, Conte, dice di accettare le dimissioni delle ministre renziane. Quindi il presidente del Consiglio dice: ho informato il presidente Mattarella. Sono sinceramente rammaricato per il notevole danno che si sta producendo per il nostro paese nel pieno di una
pandemia. Dice: cari ministri, purtroppo questa sera Italia Viva si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato e credo di poter interpretare anche i vostri pensieri per il notevole danno che si sta producendo per il nostro paese, dice Conte, per una crisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il paese sta attraversando. Se un partito fa dimettere le sue ministre, dice, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo. Non si può sminuire la gravità di questa decisione. Così, a quanto si apprende, il Premier Conte, aprendo il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, si è espresso sulle dimissioni delle ministre di Italia Viva. Matteo Renzi ha annunciato l'uscita di Teresa Bellanova e di Elena Bonetti dall'esecutivo. E così, queste sono le dichiarazioni. Ovviamente con delle petizioni. Sentiamo anche le parole di Giuseppe Conte. Sono delle discussioni, ovviamente con delle petizioni politiche, ciascuna forza di maggioranza, Italia Viva evidentemente le ha già annunciate, ma come avete visto anche col recovery plan, se ci si siede intorno a un tavolo in modo costruttivo, poi si migliora anche il progetto di governo. Le azioni di governo diventano più incisive, si migliora la qualità di vita, questo è l'obiettivo dei nostri cittadini. Se c'è quest'animo, questa volontà, voi sappiate che io fino all'ultimo giorno, all'ultima ora, lavorerò sempre per rafforzare la coesione delle forze di maggioranza, ma non perché, e non ne farò mai una questione personale, per me non lo sarà mai. L'interesse dei cittadini, la sofferenza dei cittadini viene prima di tutto. Io credo che tutti coloro che hanno una responsabilità, io per primo, dobbiamo assolutamente predisporci per risolvere i problemi. In questo momento, guardi, io l'ho già detto, si va avanti, è chiaro che il governo deve avere una solida maggioranza, il governo non può prendere un voto quella. Quindi occorre una coesione, una solidità, anche perché altrimenti non si possono fare azioni di governo significative. Quindi senza Italia Viva lei si dimette. Io spero che non si arrivi a questo. Presidente, ma spero, loro lo sanno, Italia Viva lo sanno, che tutte le volte che è posto di lei, c'è una discussione vera. Troveranno in me sempre il massimo interesse. Lo confermo, Presidente. Qui è Giuseppe Conte, intervistato in mezzo alla strada, fuori da Palazzo Chigi. Non risponde alla domanda se senza Italia Viva il governo può proseguire. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.